Infortuni sul lavoro per gli ultimi 10 mesi. I dati dell'INAIL, l'ente di assicurazione degli infortuni, non rivelano una diminuzione, anzi nel 2018 il numero dei morti sul lavoro ha di nuovo superato quota 100. Paolo Volpato. I dati INAIL sono indicativi, non esaustivi. Tuttavia il raffronto annuale fa registrare un aumento dei morti sul lavoro in Piemonte. 103 nel 2018, 13 in più rispetto all'anno precedente. Anche quanto emerso negli ultimi 10 mesi non rassicura. Da gennaio a ottobre 2019 gli infortuni sul lavoro in Piemonte sono aumentati dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare l'incremento è dovuto agli eventi in itinere, ovvero agli incidenti avvenuti mentre il lavoratore si reca sul posto. Circostanza, è stato detto, legata al crescente pendolarismo, un rischio in più per il lavoratore. Evidentemente anche dalle fatiche e dai turni che sono particolarmente stressanti, anche quello potrebbe essere un fattore significativo. I controlli dell'INAIL hanno portato alla regolarizzazione di 2.620 lavoratori, ma le aziende controllate sono meno dell'1% del totale perché gli ispettori sono appena 27. Non sono mai sufficienti. Consideri che le 251.000 aziende non possono essere ispezionate con una percentuale significativa. Notevole l'impegno dell'ente per la prevenzione e il reinserimento del lavoratore, come esempio Silvia De Maria, atleta paralimpica. Io faccio sport, mi piace fare sport e l'INAIL mi ha provveduto ad aiutarmi in tutti questi anni, tutte le attrezzature sportive. Nel complesso per il Piemonte l'INAIL ha stanziato 33 milioni di euro.